Mister, veniva da un buon momento, come giudica questo pareggio qui alle De Marzio? Ma sì, venivamo da un buon momento, sapevamo comunque di venire ad Avezzano, visto diverse partite, a mio avviso come organico uno delle migliori del campionato, no? Siamo venuti con il piglio giusto, con la mentalità giusta, abbiamo dimostrato comunque di tenere la testa a una grande squadra e peccato, dico peccato perché credo che la partita l'abbia fatto solo il termine in lungo e largo e per me sono 2 punti persi. Ecco, mister, dopo un primo tempo in cui non avete mai fatto uscire D'Avezzano alla propria metà campo, poi nel secondo tempo avete concesso qualche lancio in più, qualche situazione in più, come da vista in questo caso? Ma hai detto bene, ma ti ripeto, incontravamo l'Avezzano, non l'ultima della classe. Concedere quei 10 minuti, un quarto d'ora alla fine di palle lunghe ci può pure stare, ma per 75 minuti ho visto un Termoli non buttare mai una palla, ma giocare a calcio, fare una gran bella prestazione, questo è un merito che va tutto ai ragazzi e credo che il pareggio è un punto d'oro qui, però onestamente meritavamo qualcosa in più alla fine. Ecco, mister, avete provato nel secondo tempo a colpire anche in ripartenza e così. Sì, anche perché ci aspettavamo la reazione dell'Avezzano. Con questi giocatori ti puoi aspettare che ti possono cambiare la partita all'improvviso. Basta vedere i loro cambi e i nostri. Noi avevamo tutti 2005-2006 in panchina. Abbiamo giocato con 5 under, cosa che non ci spaventa. Ed è normale avere una reazione importante dell'Avezzano, però credo che la mia squadra sia stata una squadra importante oggi perché oltre a fare un buon calcio ha saputo anche soffrire e questo è un ben sperare per tutti.